La scuola Mauro Carella, che è situata in via Giugno Ospitale, nel centro città, precisamente nei pressi dell'area mercatale, è il polo centrale dell'istituto comprensivo Marconi Carella Losito. Il plesso comprende sia la scuola dell'infanzia che scuola primaria, dotato di spazi esterni e ampie aule ed è fornito di refettorio per la mensa. Esso è dotato di un centro sportivo scolastico denominato Sportivamente Insieme, che organizza ogni anno numerose iniziative. Nella scuola primaria è attivo il progetto Sport a Scuola, che prevede interventi di esperti esterni e la realizzazione della tradizionale festa dello sport. Spazi sono i laboratori di informatica, utilizzati da tutti gli alunni, che si veste a festa per occasioni speciali, come quella dell'ora del codice, svolta nella settimana dedicata a questa manifestazione di livello internazionale. L'istituto sta dedicando una speciale attenzione allo sviluppo delle competenze degli alunni e del personale docente, così come richiesto dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Da alcuni anni nelle scuole primarie sono attivi la didattica digitale integrata con i tablet e alcune attività di realtà aumentata. Vengono utilizzate le LIM per arricchire e approfondire tutti gli obiettivi programmati anche in maniera ludica e accattivante. E inoltre è operativo un piano di formazione dei docenti su metodologie innovative come i sistemi di mauietica digitale integrata e numerosi docenti stanno facendo esperienza di coding e robotica fin dalla scuola dell'infanzia. Nello stesso padiglione si trova la biblioteca scolastica, dove gli alunni possono arricchire e sviluppare il piacere della lettura, obiettivo prefissato nell'ambito del piano dell'offerta formativa dell'istituto. Il piano triennale dell'offerta formativa prevede il progetto Amico Libro e si attivano spesso iniziative di flash mob per sostenere l'interesse alla lettura anche nelle piazze cittadine. Insomma, una scuola all'avanguardia, al passo con i tempi e con molti progetti condivisi con il territorio. Un appuntamento fisso è Carellandia, che caratterizza la fine del percorso della scuola primaria per divulgare e condividere la mission educativa. Un altro appuntamento imperdibile è quello della solidarietà. Infatti, ogni anno, durante il periodo natalizio, come fiore all'occhiello, l'istituto organizza la raccolta fondi per Teleton, dove genitori e alunni vengono coinvolti direttamente. Quest'anno in particolare è stato incentrato sulla figura di Jerry Lewis, ideatore della Grande Maratona. Questa manifestazione è un esempio di cittadinanza attiva, ispirati alla base dell'educazione del futuro cittadino, una sorta di filo conduttore alla base di ogni insegnamento. Comunque,
innumerevoli sono le collaborazioni con autori come Tommy Di Bari e varie associazioni come UNESCO, Dromos, Fondazione Archeologica Canosina, Prologo e tante altre, come anche Avis, con la quale anche i genitori partecipano come volontari nella donazione del sangue. Insomma, una scuola aperta all'innovazione, che mira alla crescita completa dell'individuo nel rispetto delle sue potenzialità, ma che adotta strategie sempre diverse ed innovative. Il plesso di scuola primaria Giovanni Paolo II è ubicato in via Nicola a Capurso, nella zona alta di Canosa, adiacente all'omonima scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado Marconi. Questa naturale vicinanza degli edifici scolastici facilita la condivisione di numerose attività progettuali, in continuità aperte anche al territorio e dunque una collaborazione attiva scuola-territorio. La struttura scolastica è di recente costruzione, luminosa e arieggiata, circondata da ampi spazi verdi coltivabili ed utilizzati anche come laboratori didattici, come nel caso del progetto L'Orto a Scuola. Le aule sono ampie, accoglienti, ben riscaldate e tutte attrezzate di LIM per l'attuazione di una metodologia didattico digitale e multimediale. Scuola è presente un'aula funzionale multimediale con 20 postazioni utilizzata sia dagli alunni che da docenti per attività formative. Nel piano terra è ubicata l'aula mensa con annessa cucina che accoglie gli alunni delle classi a tempo pieno durante la pausa mensa. Punto cottura, cibi consumati appena cotti, aula polifunzionale utilizzata in occasione di eventi scuola-territorio e ad esempio Teleton, convegni sull'alimentazione, sull'educazione stradale, attività progettuali contenute nel piano triennale offerta formativa dell'istituto. Al primo piano troviamo un interspazio adibito a biblioteca scolastica, corredata da libri di narrativa per ragazzi, fruibili dagli alunni della scuola o utilizzati per attività di lettura animata. Sullo stesso piano si trova l'atelier creativo, un modernissimo laboratorio digitale all'avanguardia per la progettazione e realizzazione di prodotti formato 3D, ottenuti utilizzando la stampante digitale 3D, oltre che di giochi interattivi basati sul coding e la robotica educativa. Grazie alla presenza di un campetto parrocchiale in erba sintetica, gli alunni praticano attività ludico-motorie
In occasione di tutte le festività, gli alunni sono protagonisti di esibizioni canoro-musicali ospitate nelle strutture pubbliche religiose cittadine. Io saluto tutti e invito tutti a leggere il nostro piano triennale dell'offerta formativa che potete trovare sul nostro sito web istituzionale Istituto Comprensivo Marconi Carella Losito, insieme a tantissime altre informazioni relative alla nostra attività e alla nostra missione educativa. Vi aspetto!